Buongiorno, quest'oggi volevamo iniziare questa chiacchierata partendo da un'idea presa a spunto da un articolo che ho letto nei giorni passati che riguarda le credenze. Fondamentalmente in questo articolo si afferma di come l'appoggiarsi a quelle che sono le nostre credenze crea tutta un'impalcatura che vada a sostegno di ciò in cui noi crediamo, cioè andremo sicuramente alla ricerca di tutte le fonti, di tutte le esperienze, le conferme, gli studi, gli articoli, le testimonianze di coloro i quali possono effettivamente sostenere ciò che è alla base della nostra credenza, che è qualcosa di diverso invece rispetto a quello che noi possiamo sentire. Quindi questo discorso si basava fondamentalmente su queste due diverse prospettive, quello in cui si crede e quello che realmente si sente. Personalmente posso dire che la prima cosa che mi è venuta veramente in mente è la collocazione di questi due aspetti, cioè il sentire e il credere. La sensazione è proprio stata quella della credenza associata un po' alla parte più mentale, se vogliamo, e la sensazione invece a un universo un po' più completo di non solo sensazioni fisiche che potremmo andare a ricollocare anche nel nostro subconscio, per noi che trattiamo di Ho Oponopono possiamo ricondurlo un po' all'unipili, quindi molto legato al corpo, alle memorie, alle sensazioni fisiche, ma anche al sentire ad un livello più profondo quando c'è un'estrema connessione invece dei cosiddetti tre sé, quindi non solo il corpo, ma anche la mente e anche qualcosa di più alto, che viene definito di solito Aumakua. Questo perché? Perché tante volte, soprattutto in questi periodi, quando si ha modo di osservare certi dialoghi, per non dire addirittura dispute, magari sui social, tanti esordiscono proprio dicendo io credo. Quindi manifestano una sorta di opinione, ma ponendo questa credenza come base di partenza, in realtà si tende a limitare un po' poi la possibilità di creare una risposta che siano anche accoglienti, che diano la possibilità anche di crescere o di evolvere in nuove prospettive, nuovi punti di vista e magari anche, non dico nuove convinzioni, ma perlomeno darsi la possibilità di pensare diversamente, sentire diversamente o creare nuove esperienze. Questo mi aveva anche colpito perché tanto tempo fa noi già affermavamo nei nostri corsi che quando tanti affermano, io proprio dicono espressamente, io credo in quel che vedo, noi già dicevamo l'inverso, cioè io vedo quello in cui credo. Cioè, tante volte è la mia credenza che già mi crea una sorta di proiezione della realtà a cui andrò incontro. Questo era un po' così lo spunto da cui volevamo partire quest'oggi. Alla faccia dello spunto, perché mi pare che l'hai già argomentato quasi completamente, abbiamo poco da aggiungere. No, io vorrei aggiungere una cosa. Vedo quello che credo è un... io credo, no, io penso e in qualche modo sento che sia proprio quel cambio di paradigma che è così auspicato e di cui andiamo così alla ricerca, anche spesso brancolando in vari tipi di buio. Vedo quello che credo, a fare un'affermazione di questo tipo, cioè mettersi in discussione tanto da fare un'affermazione di questo tipo e accettare il fatto che io vedo, esperienzio, faccio esperienza di quello in cui credo, mi mette sulla vibrazione della completa responsabilità della manifestazione della mia realtà. Perché
perché alla fine la mia realtà assomiglia a chi sono e io faccio esperienza di chi sono. Quindi sono io, non solo che mi plasmo energeticamente la realtà e quindi la manifestazione della mia quotidianità, ma attraverso le mie convinzioni, le mie credenze, percepisco solo una parte di quella realtà di cui sto facendo esperienza, che sto vivendo. E quindi da lì tutto quel casino di pregiudizi, di preconcetti, di opinioni limitate, di blocchi energetici che derivano sempre dalla stessa fonte. Quelle memorie offuscanti che ci annebbiano la vista e non ci permettono di vedere la totalità della realtà. Ora, pretendere di vedere la totalità della realtà dalla prospettiva umana, direi che è quantomeno rocambolesco, come minimo, perché proprio... presuntuoso, direi. Ecco, no? Perché siamo esseri limitati fisicamente e intellettualmente e quindi possiamo arrivare fino a un certo livello. Oltre non è dato. Possiamo avere l'ispirazione, la capacità, la volontà, l'intenzione di affidarci a quella parte di noi che è al di fuori della percezione, che è al di fuori della credenza, che è al di fuori della convinzione e che ha la visione completa del quadro. Fare questo tipo di operazione e accettare di affidarci a quello che noi chiamiamo amorevolmente Aumakua è un atto coraggioso da un lato e liberatorio, molto liberatorio dall'altro. Però ci vuole coraggio per fare questo tipo di operazione, perché ci affidiamo a qualcosa che, come dicevi, credo a quello che vedo, che non vediamo, che non possiamo vedere e che facciamo fatica anche a percepire, perché abbiamo sì il sentire, ma non sempre siamo in grado di tradurre il percepimento in un linguaggio comprensibile dal nostro umano, dalla nostra razionalità, dalla nostra capacità di mettere le cose in fila e utilizzarle all'interno di questa dimensione incarnata che è la nostra realtà. Quindi c'è quello che qualcuno deve cominciare magari in qualche modo a porsi dei dubbi sul fatto che ciò che vede è ciò in cui in realtà lui crede, quindi che trova comunque conferme rispetto a quello che è la sua percezione del mondo, perché tutto è così, tutto è un problema di prospettiva e percezione. A me piaceva tantissimo, e mi ha tanto illuminato, tra virgolette, non perché mi sono illuminato dopo, ma mi ha illuminato così mentalmente, un concetto, una frase di appunto un mio insegnante, un lama tibetano, che in un corso mi diceva che in verità la vita, la realtà fisica è fatta da 99% di illusione e 1% di illuminazione. E lui mi diceva che quell'1% di illuminazione tu lo trovi quando comprendi che il 99% delle cose sono illusione. E come lui lo poneva? Diceva, sai quando lo comprendi? Quando capisci che tutto ciò in cui tu credi o pensi di credere, quindi per rafforzare questo principio, in verità, per quanto tu possa sentirti in un certo modo, esisterà sempre l'1% delle possibilità che ti potrebbe far ricredere su tutto, compreso su ogni tuo singolo valore, che è vero e reale, ma c'è sempre una possibilità in cui tutto sia il contrario di tutto. Ed è interessante, lì diceva lui, lì c'è l'illuminazione, perché ti rendi conto che tutto davvero è relativo ed è un problema di percezione e prospettiva. Facciamo un esempio molto pratico. Preso dai grandi, cioè le grandi figure spirituali non sarebbero mai, cioè, quindi non io, non Giovanna, non Francesca, che in qualche modo portiamo avanti dei principi. Lo Ho Oponopono in verità è molto chiaro su questo principio qua. Se tutto è una tua percezione e se qualcosa è anomalo rispetto a questa percezione, devi pulirla dentro di te. Quindi Ho Oponopono non lascia dubbi. Se niente è sbagliato di per sé, non c'è un giudizio, non c'è una colpa. Se ti senti a disagio rispetto a una situazione, pulisci dentro di te. Non è l'altro, non è l'universo, non è Dio, non è papà, non è mamma. È qualcosa che devi mettere a posto dentro di te.
il principio guaiano è chiarissimo su questo, non lascia, è bellissimo, non lascia nessun tipo di sempre, ogni volta che critichiamo qualcosa ci siamo dimenticati questo, esatto, potentissimo. Siamo già nella parte sbagliata. Quindi non c'è assolutamente dubbio, la cultura guaiana è semplice e incredibilmente efficace, pratica, non lascia grandi dubbi sull'argomento. Ma neanche se ci rivolgiamo a nessun altro tipo di pratica. Certo. In verità, il Buddha stesso aveva un comandamento: non creare dolore inutile, ma all'interno di questo piccolo comandamento, grande, se vogliamo, conteneva tutto un certo tipo di pensiero. Non c'era mai un giudizio. Buddha non aveva mai giudicato nessuno per come si vestiva, per come mangiava, non c'era mai un giudizio. Neanche in Gesù, ad esempio, se vogliamo citare due figure storiche. Gesù addirittura va a mangiare, mi pare il venerdì, che non si poteva mangiare, sono le cose esattamente come a quel passaggio, e quindi gli dicono: ma come, maestro, è un giorno sacro, non dovresti mangiare? E lui risponde: ma sono carne, oltretutto. Lui dice: sono qui, oggi, questa è la nostra festa, nel senso, cioè, sono io, siamo in festa, ci amiamo, sono il figlio di Dio come tutti voi, oggi. Se non quello che entra dentro l'uomo lo rovina, ma quello che esce dall'uomo. Esatto, in pensieri, in parole, in vibrazioni, in frequenze. Perché una, è sempre scusa, tutto Rudy, un problema di scusa, Rudy, una cosa bellissima in quello che hai detto è che questi personaggi e maestri spirituali veri non giudicavano nessuno, non solo per come si vestivano, per come mangiavano, per come si truccavano, per con chi si accompagnavano, eccetera, ma nemmeno perché provocavano del dolore a qualcuno. Perché adesso l'insegnamento del Buddha, bellissimo, non provocare dolore a nessuno, però non c'era giudizio nel Buddha quando era di fronte a qualcuno che aveva provocato dolore in qualcun altro. Cioè non c'è un'azione sbagliata, c'è un'azione disfunzionale per te, perché in base all'energia che tu hai diffuso poi ne dovrai pagare, tra virgolette, le conseguenze. Ma infatti cos'era molto importante? Era sempre non cadere poi nell'ennesimo, visto che prima nel precedente capitolo si parlava di trappole e trabocchetti, il gran trabocchetto spirituale, e questo anche per ad esempio la tradizione tolteca, dove si dice attenzione che l'ultimo stadio, l'ultimo nemico interiore è il tacchino di giada. Il tacchino di giada, cioè la giada è la pietra più preziosa nella tradizione tolteca. Il tacchino è l'animale che per eccellenza ricorda colui che vorrebbe volare ma non può, ma non lo fa. Quindi il wannabe, vorrei ma non sono, no? Il tacchino di giada è la persona che si crede un'aquila, ma in verità, quindi si crede di giada, si crede importante, ma è comunque un tacchino. E questo succede quando, loro dicono, sono molto precisi nell'individuare il problema, quando ti senti meglio o peggio di qualcuno. Quando ti poni in giudizio, quando ti senti meglio di qualcuno, quando cadi nel tuo posto, che è sempre lo stesso lato della medaglia, perché sentirti meglio di qualcun altro non è umiltà, ma è un certo tipo di arroganza nascosta, perché se ti senti meno vuol dire che percepisci che vuoi sentirti di più, o comunque più valorizzato, perché anche lì c'è un'arroganza, anche nella finta umiltà, nel sentirti sempre di meno di qualcun altro. La verità è, come diceva il Buddha, non inchinarti di fronte a nessuno e non lasciare che nessuno si inchini di fronte a te. Certo. Questo sarebbe il principio. Quindi nessuno è meglio. E Seni recita proprio così, ti dice non ti confrontare con nessuno, perché nel momento in cui tu ti stai confrontando non stai riconoscendo la tua grandezza. E il tuo valore esiste ed è assoluto a prescindere da quello degli altri. Cioè tu non vali perché ti metti in paragone con qualcun altro, ma vali, punto. E quando tu non riconosci questo, hai un problema. Nell'Aikido, che è fantastico come, no? Che è una parte pratica, se vogliamo, di un certo tipo di spiritualità giapponese, ogni qualvolta tu sei nel giudizio o nell'aggressività verso qualcun altro, nel loro concetto, nel concetto del mio maestro Ueshiba, tu sei già fuori dal tuo centro. Esatto. Quindi hai già perso, sei già fuori dal tuo centro, e quindi se pensi di criticarlo o di attaccarlo fisicamente, sei già caduto, perché in verità lui è nel suo centro e tu sei uscito dal tuo. Ma dato che siamo finiti così nel multidisciplinare, mi pare che la figlia di Moji
la frase che dice: se tu vai a lavorare in bicicletta e ti senti migliore di chi va a lavorare in macchina, sei caduto in una trappola spirituale. Esattamente, e vai su tutti gli argomenti. Quindi, ma perché? A me piace ribadire quell'1% che diceva il mio buon lama, perché attenzione a quello che dici, pensi e fai, perché ti capiterà sempre nella tua esistenza che arriverà all'1%, quello che tu meno te aspetti, che metterà in gioco tutte le tue convinzioni assolute. Ci sarà, arriverà sempre quel momento lì. Quando dice io questa cosa non la farei mai, non lo sai, perché devi sempre trovarti nella posizione e nella percezione di. Piccolo esempio. Se tu sei un, e noi abbiamo conosciuti, no, Gio? Per dire, se sei come Anganga e sei un eschimese, voglio dire, nella tua terra troverai solo poche, nel senso, non troverai una patata, non esiste neanche sotto il ghiaccio, non la troverai mai. Quindi il tuo, da sempre, il tuo fonte di sostentamento sacra, ma è la poca, nel senso. E questo non vuol dire che queste persone non possono essere spirituali tanto quanto a qualsiasi altra figura da qualche altra parte del mondo. Perché certo, è un giudizio sciocco, perché tu non sei lì. Se fossi nelle loro condizioni faresti uguale. Okay, ma comunque sviluppresti... non lo sai cosa faresti finché non ti ci trovi. E ma questo poi, vale per tutto. E troveresti comunque una grande spiritualità, come quella aborigena. Cioè, considerarsi magari superiori, perché facciamo certi tipi di scelte, a priori, io non so quanto posso... Se la mia scelta personale di pregare o di tutto quello che mangio potrebbe mai far essere migliore spiritualmente delle figure che ho incontrato come Bob Randall, piuttosto che anche Anganga, che è una grande figura. Sono persone che vivono la spiritualità 365 giorni all'anno, in tutte le azioni che fanno, in tutti i pensieri, in tutte le parole. Non c'è, e non, come giustamente dicevi tu, che diceva Gesù, è poco importante ciò che entra dentro, è molto più importante ciò che esce fuori. In loro, soprattutto in Bob, perché è una persona a cui usciva solo amore e amore incondizionato. E queste persone ce l'hanno proprio dimostrato, che certi giudizi, certi problemi sull'etica, sul valore di determinate cose, determinate azioni, determinate scelte, non se le ponevano proprio neanche. Cioè non ce l'avevano il pregiudizio su. È incredibile. Attenzione. Sì, abbiamo incontrato delle persone veramente di un esempio. Ma perché lo erano. Quindi, come dire, attenzione alla trappola di pensare che c'è di essere migliori o peggiori. Perché nel momento stesso che ci poniamo in quell'ottica lì, siamo già fuoriusciti dal nostro centro. E qualsiasi sia stata la scelta nostra personale, che è giusta, che potrebbe essere amorevole, che ci fa star bene, ha già perso importanza, sei già caduto, perché è già un giudizio e quindi non è già più spirituale. Praticamente sta emanando una vibrazione che ci tornerà e ci tornerà e dovremo farci i conti e non sarà, esatto, quindi, funzionale. Per chiudere quel discorso lì, c'era proprio che diceva Francesca, cavo, c'è Popper e John Carew Eccles che lì hanno proprio sancito qual è il rapporto tra realtà, diciamo, e percezione. Loro la dividono in tre mondi. Esiste il mondo proprio dei fenomeni oggettivi, ok, naturali. Poi c'è il nostro mondo sensoriale, diciamo, il terzo mondo è il mondo, diciamo, o il primo mondo, se vogliamo, è il mondo proprio dei fenomeni nella natura. Terzo mondo, se volete, è il mondo della percezione. E c'è il secondo mondo in mezzo, che è quello del nostro sistema di credenze, la nostra educazione, lo zeitgeist, lo spirito del tempo, quindi la società, lo spirito del momento, come ti può condizionare. Le memorie in una parola. Esattamente. E in verità, attenzione, che questa comunicazione è biunivoca, va in tutte e due le direzioni. La nostra percezione, la nostra attenzione anche sul mondo esteriore viene data da cultura, pensiero, memoria, ed ecco che loro ti dicono, attenzione, che tu puoi leggere la realtà soltanto in base agli altri due mondi. Sei, certo. E cambierà il tuo modo di leggere la realtà, perché l'abbiamo visto anche nella scienza. Cioè, per un medico del 1500, il nostro cuore non batteva. Non ci rendiamo conto di come ci cambia la nostra visione. Una cosa molto semplice, la prima, che mi viene in mente ancora prima, se pensate è quando si pensava che fosse il sole a girare attorno alla Terra. Attenzione che pertanto tutte le ricerche avvaloravano quel tipo di pensiero. Certo. Fino al 1500, due, fa sorridere,
i medici occidentali soprattutto non pensavano che il cuore pulsasse. Esiste una lettera che ho letto in un libro che filtrasse il sangue, non che pompasse il sangue nelle vene, nelle arterie. Quindi il fatto che ci fosse un battito, cioè, poiché nessuno l'aveva mai ideato, pensato, non lo sentivano. A noi sembra incredibile, perché tu dici oggi appoggio un orecchio sul petto, pulsare. Sì, perché lo sappiamo. Loro non lo sapevano, non lo cercavano e deridevano, pensavano che fosse così. La raccontano che gli hawaiani non hanno visto arrivare le navi dei coloni, perché non le avevano mai viste, mai viste, non le hanno viste, non le hanno riconosciute, no, non le ha viste. E ci sta. A noi siamo incredibile, perché attraverso libri, film, eccetera, abbiamo veramente una questo dice anche Sergio King, ad esempio, no? Siamo in un mondo avvantaggiato perché la nostra fantasia è iper sviluppata, perché attraverso film, computer, immagini, abbiamo veramente visto tutto, tutti vedono tutto, diciamo, no? Con una grande possibilità. Ma se per secoli e secoli nessuno ha mai visto niente di più grande che una canoa. Esatto. Se ti vedi arrivare una nave gigante, cioè non hai nessun parametro precedente con cui confrontarlo. E loro il cervello veramente va in più. E semplicemente non, cioè, non c'è neanche. Noi lo sappiamo ancora meglio, perché noi con il concetto di Ho'oponopono non avevano neanche delle memorie precedenti a cui poter appoggiarsi. Se non c'era la loro cultura, tutta la loro popolazione, nessuno di loro aveva potuto neanche mai immaginarsi. Quindi non c'era un parametro, non c'era un'unica memoria di qualcuno, anche collettiva, a cui appoggiarsi. Sì. Ecco perché. E ci sembra incredibile, ma funziona così. E questo è affascinante, per riprenderlo. Attenzione a giudizi giusto, sbagliato, qui tendenzialmente rischiamo tutti di cadere, soprattutto quando abbiamo fatto un certo tipo di percorsi, perché ci sta nel momento in cui qualcosa funziona per noi e tu lo vuoi condividere, e questo ci sta. Ma questo è un buon atteggiamento. Il pensare di la mia disciplina è meglio dell'altra, è giusto da imporre, lì cadiamo in una trappola. Certo. Lì cadiamo nella trappola eterna del questo è meglio. Quando siamo lì, non siamo più nell'unità con l'universo, ma in verità siamo nella sconnessione, siamo nella divisione. Certo, perché il concetto di giusto e sbagliato è evidentemente, chiaramente, senza bisogno di ulteriori argomentazioni, un concetto che deriva dalla separazione, e fissarsi su quello non è funzionale per il benessere di nessuno.